auto in panne, tombini otturati, strade allagate. Ieri pomeriggio è bastato un acquazzone per mettere in ginocchio le città. Ragusa in tilt. In via Archimede diversi automobilisti hanno vissuto momenti di pericolo. Si ripropone il problema della grave carenza di manutenzione e di programmazione. La richiesta di sequestro è arrivata. Il palazzo del Tribunale di Ragusa non è sicuro e non si può aspettare con le mani in mano che accada qualcosa di tragico. L'avvocato di Modica Carmelo Scarso si rivolge alla Procura della Repubblica che già 5 anni fa aveva rilevato i gravi rischi dell'edificio. 2 anni di indagini non sono bastati per accusare qualcuno del più grave attentato di mafia dopo le stragi avvenute in Sicilia. Un segno di impotenza dello Stato, ma Giuseppe Antoci, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, sfuggito miracolosamente all'agguato, non si arrende e contrattacca. Saranno almeno 80.000 da tutte le province della Sicilia i fedeli che sabato accoglieranno il pontefice a Palermo. Corrado l'Orefice, nominato proprio da Papa Francesco che lo volle, allora semplice parroco a Modica, a capo dell'arcidiocesi afferma: la visita nel giorno dedicata a Pino Puglisi è un dono per tutti i siciliani. Continua la corsa contro il tempo per salvare l'aeroporto di Comiso. Segnali positivi dell'interesse per il bando finalizzato alle nuove rotte, ma il vero nemico è la mancanza di liquidità. A fine mese il nuovo piano industriale, che grazie alla tariffa unica potrebbe favorire il prestito ponte. Un saluto ai nostri telespettatori e bentrovati con l'informazione della Prima TV. Apriamo il telegiornale parlando dell'ondata di maltempo che ha investito ieri gli Iblei. Auto in panne, tombini esplosi e strada allagata. Basta un acquazzone per mettere in ginocchio le città della provincia. A Ragusa, in via Archimede, i tombini otturati hanno provocato l'allagamento dell'arteria, mettendo in pericolo gli automobilisti. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Facciamo il punto in questo servizio. È bastato un acquazzone di pochi minuti per mettere in ginocchio alcune città della provincia di Ragusa. Eloquenti le immagini amatoriali girate nella centralissima via Archimede a Ragusa, diventata a causa di tombini otturati una vera e propria piscina. In alcune strade addirittura i tombini sono letteralmente esplosi. L'acqua in poco tempo ha raggiunto un'altezza preoccupante fino a riuscire a trascinare qualche auto. Oltre Ragusa, situazioni analoghe si sono registrate anche a Modica e Scicli, con viale Primo Maggio che ogni qualvolta si registri un temporale diventa nei fatti impraticabile ed impercorribile. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per allagamenti di arterie principali o per auto in panne. Nel primo pomeriggio tutte le squadre dei vigili del fuoco di Ragusa erano impegnate in interventi legati al maltempo. Le immagini che state vedendo in poco tempo hanno fatto il giro del web. Tanti commenti, molti si dicono preoccupati. Non è possibile, dice qualcuno, che ogni volta che piove le città devono ritrovarsi in ginocchio. Con un clima radicalmente cambiato e con la previsione che le cosiddette bombe d'acqua saranno sempre più frequenti, necessitano subito interventi per rendere le strade più sicure. Scarsa manutenzione ed edilizia selvaggia sono i principali fattori che rendono alcune città iblee a forte rischio idrogeologico. L'alluvione del gennaio del 2017 è troppo recente per essere dimenticato. Da allora cosa si è fatto per rendere strade e torrenti più sicure? Sentiamo. Queste sono immagini troppo recenti per lasciare indifferenti. Era solo il gennaio 2017 quando un violento temporale mise letteralmente in ginocchio alcune città della provincia di Ragusa e in particolare Modica e Scicli. La ripresa non è stata affatto semplice, anzi ancora oggi
tante famiglie vivono il disagio per ciò che l'alluvione le ha tolto. La peggio è toccata a chi risiedeva e tuttora risiede in prossimità dei torrenti. La piena spazzò via tutto. Danni ingenti si registrarono sul torrente Modica-Scicli, già ad alto rischio idrogeologico. Problemi per lo più legati alla mancata manutenzione dei torrenti, in alcune zone completamente ostruiti, così da fungere da tappo all'acqua che, non trovando altro sfogo, sfocia dagli argini. I primi a rischiare naturalmente sono i cittadini che abitano in prossimità dei torrenti, ciò a causa di un'edilizia selvaggia e di una politica incosciente che non ha tenuto conto dei rischi e che ha trovato massima diffusione negli anni 70. Oggi la domanda è che cosa si sia fatto per evitare altre situazioni simili. Modica e Scicli hanno ricevuto i fondi stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile per fronteggiare i danni causati dall'alluvione, quindi per pagare gli interventi straordinari, ma continua a mancare la prevenzione. Anche i 5 Stelle a Ragusa chiedono la verifica dell'assetto idrogeologico di tutto il territorio. I numerosi tombini saltati in varie parti della città, da via Risorgimento a via Archimede, in prossimità dell'incrocio con Viale dei Platini a Corso Vittorio Veneto, impongono la necessità di una rapida verifica per evitare il reiterarsi di episodi del genere. Non può essere che quando cade una pioggia poco al di sopra della media per i comuni Iblei diventa una vera e propria emergenza difficile da fronteggiare. Cambiamo argomento. L'avvocato modicano Carmelo Scarso invoca il sequestro del Palazzo di Giustizia di Ragusa. La provocatoria iniziativa è del penalista modicano, che ha scritto al procuratore della Repubblica e al prefetto riferendosi alle denunciate carenze strutturali dell'edificio sotto l'aspetto della sicurezza. Sentiamo. Preventivo della struttura giudiziaria di via Natalelli a Ragusa, sede del Tribunale. La richiesta è contenuta in un esposto presentato dall'avvocato modicano Carmelo Scarso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa Fabio Danna e per conoscenza al prefetto Filippino Cucuzza. L'immobile di via Natalelli infatti è pericoloso in quanto si trova in una zona classificata ad alto rischio sismico e non è stato sottoposto, afferma Scarso, né ai dovuti controlli né ai necessari adeguamenti. Nel Palazzo di Giustizia ragusano inoltre sono inadeguate sufficienti per i dipendenti, gli operatori della giustizia e gli utenti le vie di fuga in caso di calamità naturali. L'esposto è corredato da una nutrita documentazione. Tra i documenti allegati, la comunicazione del 3 ottobre 2013 del procuratore e del presidente del tribunale al sindaco di Ragusa, secondo la quale la struttura giudiziaria presentava criticità strutturali, e ancora la nota del dirigente della Genio Civile del 25 gennaio del 2018, in cui si segnalava la inadeguatezza dell'immobile, non antisismico e di fragile fisicità. Nell'esposto, l'avvocato Scarso afferma che i rischi derivanti dalle criticità strutturali sono noti da tempo anche ai componenti uffici e al Dipartimento della Protezione Civile, sia a Roma che a Ragusa, oltre che alle prefetture, ma che nessun provvedimento è stato attuato, né preventivo né operativo. Rabbia e frustrazione per l'archiviazione delle indagini sui presunti responsabili del più grave attentato di mafia dopo le stragi contro l'allora presidente dell'ente Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, colpevole di aver introdotto un protocollo che ha escluso le famiglie mafiose dai finanziamenti europei. E Antoci non si arrende. Noi l'abbiamo intervistato al telefono, ecco quello che ci ha detto. Purtroppo la magistratura o rinvia a giudizio le indagate avendo prove ovviamente tali da poterle portare in processo, oppure è chiaro che deve procedere all'archiviazione. Questo però non significa che non si può riaprire il tutto. Io spero, guardi, possa uscire qualcuno che possa dare delle indicazioni tali da poter riuscire a darmi, come dire, anche di alleviare le problematiche quotidiane che vivo, delle difficoltà di avere perso la libertà io, le mie figlie, di pensare sempre a quella notte. Io spero che presto questa cosa possa accadere, perché io li voglio vedere in galera.
Loro volevano quella notte uccidermi perché volevano fermare il protocollo e la legge che io pensavo già di proporre come legge nazionale. Non ci sono riusciti, la legge è stata approvata, il nuovo codice antimafia attraverso il protocollo sta mietendo vittime in una maniera pazzesca, tutti i capi mafia gli stanno sequestrando i beni e questa è stata considerata da autorevoli esponenti importanti del mondo giurista come, dopo la legge Viola Torre, la norma più pesante nei confronti dei patrimoni delle mafie. Questo mi dà sollievo, sì, nella misura in cui, se qualcuno mi dovesse chiedere rifarebbe tutto, io direi sì, perché questa è antimafia praticata, non le prediche. È chiaro che ho bisogno di giustizia, io voglio vedere in faccia chi quella notte ha tentato di togliere il padre ai loro figli solo perché ha fatto il proprio dovere. Questo è un paese che deve dare risposte su questa cosa, spero che avvenga. È stata blindata tutta l'attività di quella notte, da dove hanno sparato, cos'erano, quant'erano, perché volevano ammazzarmi. Cioè, loro hanno contestualizzato l'agguato mafioso dicendo che, insomma, questo è uno degli agguati, l'agguato più importante a nome dello Stato dopo le stragi. Hanno detto in maniera chiara cosa volevano fare, volevano colpire la ruota posteriore sinistra per fermarci e poi dare fuoco con le molotov, farci scendere e ucciderci. Hanno ricostruito con delle perizie importantissime tutto l'accaduto per dimostrare cosa? Per dimostrare che Cosa Nostra, dopo le stragi, riprende a sparare perché? Perché gli stavano, come sta accadendo, prendendo in maniera storica patrimoni che non era mai accaduto negli ultimi 30 anni, perché li stanno in tutta Italia adesso, li stanno sequestrando tutto. E lei sa che quando un capo mafia gli sequestrano i soldi, non gli consentono ai figli di camminare con i cipponi da 200.000 euro, non solo gli tolgono i patrimoni, che è una forma già di difficoltà economica perché gli sequestrano tutto, ma gli tolgono quello che loro pensano, la loro dignità nel territorio, cioè gli tolgono lo status di quello che controlla il territorio. Ed è per questo che io addosso l'odio delle famiglie mafiose e dei parenti delle famiglie mafiose, perché quello che noi abbiamo fatto è una cosa storica, li abbiamo colpiti su più fronti, sui patrimoni e sul controllo del territorio. Sarà una Palermo blindata quella che accoglierà sabato 15 settembre Papa Francesco in visita, tra le altre circostanze, anche in occasione dei 25 anni dell'uccisione di Don Pino Puglisi. Attesi quasi 80.000 fedeli in città, tra cui tantissimi giovani. Ce ne parla da Palermo il nostro corrispondente Lorenzo Anfuso. 80.000 fedeli provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni d'Italia, oltre 500 pullman attesi in città, 4.500 giovani previsti nella sola piazza Politeama e ben 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Palermo si prepara ad accogliere Papa Francesco, che sabato arriverà nel capoluogo per una giornata densa di impegni e significato umano e spirituale. L'arrivo in elicottero alle 10.45 sarà soltanto la prima tappa di un percorso che porterà il pontefice prima al Foro Italico per la celebrazione eucaristica e poi nelle visite alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte e infine ai giovani nella centralissima piazza Politeama. Sabato 15 settembre, tutt'altro che una data casuale, quella scelta per la visita di Papa Bergoglio, coincidente con il 25esimo anniversario del martirio per mano mafiosa del beato Pino Puglisi, per tutti i palermitani da sempre e semplicemente Don Pino. Papa Francesco visiterà in forma privata la parrocchia San Gaetano nel quartiere Brancaccio, oltre alla casa di Don Pino Puglisi, oggi adibita a museo in suo ricordo. Il Papa non poteva farci un regalo più grande di questo, non solo venire in Sicilia, a Piazza Armerina, a Palermo, ma proprio in questo giorno così significativo, il 25esimo dell'assassinio di Don Pino. Lui viene con questa convinzione che in Sicilia abbiamo tante potenzialità, della nostra Sicilia che è al cuore del Mediterraneo, della nostra Sicilia che conosce povertà, che conosce tante contraddizioni, i poteri subdoli e mafiosi, ma in una Sicilia che è anche al cuore del Mediterraneo, che è abituata all'accoglienza, la Sicilia delle belle contaminazioni, dove le culture, le religioni si sono incontrate nel segno esclusivo
della celebrazione dell'incontro. Sarà una Palermo blindata con massicce zone vietate al transito e alla sosta, tutte adiacenti ai punti cardine della giornata. L'intera zona del porto sarà off limits, così come le arterie principali di Via Roma e quelle strettamente vicine al Tribunale. L'immagine di Dio. Corsa contro il tempo per salvare l'aeroporto di Comiso. Gli amministratori della SOACO stanno predisponendo il nuovo piano industriale e intanto qualche segnale positivo arriva dall'interesse per il bando finalizzato alle nuove rotte. Ma solo l'arrivo di nuove risorse finanziarie potrà scongiurare la chiusura dello scalo. Ecco il punto della complessa situazione in questo servizio. Aeroporto, tutti vogliono salvarlo, pochi sanno come fare. Ancora meno sono quelli che stanno cercando di farla qualcosa. Il tempo utile corre, le scadenze si avvicinano e a un certo punto la corsa disperata avrà un termine e la missione sarà compiuta o fallita. Segnali incoraggianti vengono dal bando sulle nuove rotte. 8 milioni di euro per incentivare le compagnie ed utilizzare i 15 lotti offerti dalla SOACO, la società di gestione. Il termine scadrà l'8 ottobre, ma già diversi vettori hanno acquisito i materiali di gara. C'è cauto ottimismo, ma se non tutti i 15 lotti verranno assegnati, sarà necessario almeno che il numero risulti abbastanza elevato. Diversamente sarebbe un fallimento con effetti a catena, perché il vero problema dell'aeroporto è la mancanza di liquidità e a questa si potrà ovviare solo se arriverà nuovo denaro fresco e ciò presuppone un prestito ponte che solo l'ok al nuovo piano industriale potrà consentire, a condizione che potranno essere superati gli ostacoli posti dalla legge Madia. Gli enti pubblici non possono ricapitalizzare società in perdita, il che potrà avvenire, se potrà avvenire, solo se i conti potranno essere rifatti. Quindi con previsioni non più in perdita sulla base dei benefici di questo bando. Decisivo inoltre sarà il piano di ristrutturazione che avrà buon gioco solo se potrà fare affidamento sulla rete aeroportuale Comiso-Catania e quindi sulla tariffa unica. In questo modo presentare un piano industriale che non preveda un nuovo passivo sarebbe più agevole. Il tutto per arrivare ad incassare il famoso prestito ponte e scongiurare così la chiusura. Sono questi i fatti per i quali passa la salvezza del Pio La Torre. La riunione promossa per venerdì dal Libero Consorzio e Comune di Ragusa con tutti gli enti locali, gli attori politici, sociali ed economici del territorio potrà suscitare attenzione e voglia di fare, ma difficilmente porterà soldi, che almeno nell'immediato è l'unica cosa di cui l'aeroporto ha bisogno. Oggi aprono le scuole in Sicilia. Questo nuovo anno scolastico sarà più lungo rispetto a quello precedente di 10 giorni in più. Ma i vecchi problemi non cambiano. La Sicilia ha il triste primato del numero più alto di dispersione scolastica. Sentiamo. Oggi, 12 settembre 2018, anche in Sicilia si aprono le scuole. Tutti in classe, quindi, per un anno scolastico che sarà più lungo rispetto all'anno passato, con 211 giorni anziché 201 dell'anno precedente. Con l'anno scolastico che inizia, occorre fare i conti con i vecchi problemi della dispersione scolastica. Secondo quanto denunciato dal deputato regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo, la Sicilia è la triste primato di regione con maggiore dispersione scolastica ed è l'ultima per tempo pieno. La scuola primaria in Sicilia, a causa di una drammatica carenza di organico del personale scolastico e di quello parascolastico, indispensabile per l'attivazione ad esempio di vari servizi come quello mensa, dice ancora Barbagallo, ha un orario settimanale di 27 ore di fronte alle 40 ore del resto d'Italia. Una differenza che soprattutto nelle zone a rischio incide pesantemente sulla lotta alla dispersione scolastica. Il governo regionale nel corso della passata legislatura continua aveva sollecitato al Ministero l'attivazione del tempo pieno e prolungato e messo a disposizione 6 milioni di euro dei fondi PAC per l'avvio di progetti sperimentali. È indispensabile che il governo regionale oggi fronteggi la dispersione scolastica garantendo adeguati livelli di formazione utili alla crescita culturale della nostra regione. Il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, attraverso un provvedimento ufficiale, ha comunicato la revoca dell'incarico a Filippo Frasca, assessore alla sicurezza e lo sviluppo economico. La posizione di Frasca ha cominciato a vacillare nel corso dell'estate, a seguito di una spaccatura della corrente che lo sosteneva. Vediamo.
cambia il secondo assessore della giunta Barone. Dopo un lungo tira e molle e un confronto arduo all'interno della maggioranza, il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, attraverso un provvedimento ufficiale, ha comunicato la revoca dell'incarico a Filippo Frasca, assessore alla sicurezza e allo sviluppo economico. La posizione di Frasca ha cominciato a vacillare nel corso dell'estate a seguito di una spaccatura della corrente che lo sosteneva, quella composta dai consiglieri Cappello e Zisa. Cappello infatti ha cominciato a invocare parità di trattamento e di rispetto del patto elettorale, chiedendo alla sindaco di sospendere l'assessore. Ma decisiva è risultata la costituzione di un nuovo gruppo consiliare formato da Cappello e Silvana Candiano, che hanno puntato i piedi e hanno chiesto rassicurazioni per rimanere nella maggioranza. Da qui la revoca dell'assessore Frasca e la nomina del suo sostituto. Dovrebbe trattarsi di una donna. Nel provvedimento di revoca firmato dal sindaco si precisa che il venir meno della fiducia sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del sindaco delegante è meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo. Il 31 gennaio scorso era stato revocato l'incarico all'assessore Di Martino. Al suo posto entrò in giunta Adolfo Robusti. La pagina di cronaca. 3 arresti in poche ore tra Ragusa e Santa Croce. A Ibla, 2 spacciatori colti a vendere droga a giovanissimi. A Santa Croce, Camerina invece, arrestato in flagrante un ladro. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri. 3 cittadini stranieri sono finiti in manette ieri in seguito a 2 diverse operazioni condotte dai carabinieri su coordinazione del comando provinciale dell'arma. I primi 2 arresti si sono registrati nel capoluogo ibleo, in un quartiere di Ragusa Ibla, dove i militari, dopo alcune ore di appostamento, hanno fermato 2 spacciatori, rispettivamente di 26 e 29 anni. I carabinieri in abiti civili si sono appostati nei pressi dell'abitazione dei sospettati, assistendo alla consegna di droga e fermando quindi gli acquirenti, e tra questi c'era anche un giovane di 16 anni. Una volta sicuri di poter trovare droghe e soldi, i militari hanno fatto scattare il blitz. I 2 giovani incensurati hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati ed arrestati e poi trasferiti presso il carcere di Ragusa. In serata invece in manette è finito un altro cittadino straniero, colto in flagrante mentre stava tentando di rubare all'interno di un magazzino di Santa Croce Camerina. La presenza sospetta dell'uomo è stata segnalata da una vicina, che ha avvertito subito i carabinieri. L'uomo è stato così arrestato e sottoposto ai domiciliari. Adesso la pubblicità. A tra poco. Autoscuola Viola Sprint 2000, professionalità oltre 40 anni di esperienza, insegnanti di teoria e istruttori di guida qualificati e preparati ti offrono la loro esperienza con cordialità. Abbiamo organizzato i corsi in base al tuo tempo libero, corsi di guida da lunedì alla domenica, personalizzati negli orari più comodi per te. Vantaggiosi promozioni, serietà, professionalità, alta preparazione con sistemi tradizionali e multimediali. Parco veicoli attrezzato con mezzi di ultima generazione. Autoscuola Sprint 2000 di Anna Maria Viola si trova in via Marchesa Tedeschi 82 Modica, al numero 0932 942621.
Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Si è rischiata la tragedia la scorsa notte in ospedale per il crollo del controsoffitto di una stanza di degenza del nuovo ospedale di Gela. Solo per un caso fortuito al momento del crollo dentro l'ambulatorio non si trovava nessuno. Sentiamo i particolari in questo servizio. Si è rischiata la tragedia la scorsa notte in ospedale per il crollo del controsoffitto di una stanza di degenza del nuovo pronto soccorso di Gela. Si tratta dell'ambulatorio dedicato ai codici bianchi. Solo per una fortuita coincidenza, al momento del cedimento dei pannelli, dentro l'ambulatorio non si trovava nessuno. Il controsoffitto è caduto sulla scrivania dei medici del distretto sanitario che questa mattina hanno dovuto sospendere il servizio, importante a smaltire l'affluenza degli utenti. I locali del nuovo pronto soccorso, inaugurato con la direzione ospedaliera era affidata a Luciano Fiorella, continuano a mostrare carenze strutturali che potrebbero finire sotto la lente degli organi competenti. Oggi il crollo del controsoffitto non è infatti un caso isolato. Lo scorso anno aveva ceduto la sede stradale sotto la rampa di accelerazione dei mezzi di soccorso, comprese le ambulanze. Ancora prima tutti i locali del pronto soccorso si erano allagati di reflui fuoriusciti dai servizi igienici. Per correre ripari, il management dell'ASP di Caltanissetta aveva interdetto l'uso di alcuni servizi igienici anche nel riqualificato reparto di cardiologia, ubicato proprio sopra il pronto soccorso. Stamattina il nuovo crollo potrebbe imporre una verifica della stabilità di tutti i pannelli del controsoffitto dei nuovi e contestati locali di Via Palazzi. Assolto con formula piena l'avvocato Stefano Polizzotto, che doveva rispondere di concorso in corruzione e abuso di atti d'ufficio. L'inchiesta riguardava una presunta tangente nella gara d'appalto del CAF, il consorzio per le autostrade siciliane, per la realizzazione dei tre lotti della Siracusa-Gela. L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Messina. Il GUP del Tribunale di Messina, Eugenio Fiorentino, ha assolto il Polizzotto con formula per non aver commesso il fatto al termine del giudizio che si è svolto con rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni e 9 mesi. Il GUP ha invece accolto la tesi della difesa assolvendolo. Autunno caldo, quello della sanità siciliana. In ogni struttura sanitaria dell'isola si denuncia una carenza d'organico. E così l'assessore alla regione Sicilia, Ruggero Razza, lavora sui concorsi da mettere in campo per risollevare le sorti della sanità siciliana e studia anche un modo per far tornare i cosiddetti cervelli in fuga. Sentiamo. Primo passo, dare l'opportunità ai siciliani che lavorano fuori dalla Sicilia, magari anche fuori dalla nazione, di ritornare a casa perché adesso anche qui ci sono opportunità paragonabili al resto del paese. Poi immediatamente dopo, forse addirittura contemporaneamente, dare finalmente il via ai concorsi. È stato questo il tema della riunione operativa tenuta in assessorato regionale alla salute. Al centro dell'incontro con i manager voluto dall'assessore regionale Ruggero Razza, la definizione dei fabbisogni di personale in base alle ricognizioni che sono state fatte nelle singole aziende. E le esigenze sono tante. Se si dovessero mettere a regime le piante organiche di tutte le strutture, si parla di circa 5.000 assunzioni. Forse non tutti si potranno fare, o quantomeno non tutte subito, perché bisogna anche fare i conti con i bilanci. Ma la regione si prepara. L'intenzione è farsi trovare pronta la scadenza dei vincoli fino ad ora imposti dall'essere stata una regione sottoposta a piano di rientro in sanità. I conti adesso sono in linea con i parametri nazionali e anche se la procedura è in corso per l'uscita dal tunnel bisogna aspettare le scadenze in arrivo. Quello che è certo è che il lavoro in corso per l'incremento del personale serve in tutti i settori, da quello medico a quello infermeristico, ma anche in tutti gli altri settori delle professioni sanitarie. Non c'è struttura che non denunci una carenza d'organico. Poi c'è la situazione dei pronto soccorso, troppo congestionati e con i tempi di attesa impossibili da sostenere, oltre che troppo spesso insicuri e teatro di aggressioni. Per il pronto soccorso si pensa a un progetto accoglienza, ovvero all'inserimento di giovane personale che si occupi proprio di prendersi cura dei pazienti all'arrivo. Una sorta di potenziamento del triage che venga fatto da medici per una valutazione
collaborazione ottimale, assistiti anche da psicologi per seguire i pazienti in attesa, evitare incomprensioni, sostenere chi ha bisogno e infine limitare anche gli episodi di violenza possibile. Per tutto comunque si comincia dalla mobilità interaziendale. Chi ha un contratto in altre strutture sanitarie pubbliche italiane e vuole ritornare in Sicilia potrà fare domanda di trasferimento. Presto i criteri per questa mobilità, mentre si studia anche un bando europeo in questo senso. E in chiusura vi ricordiamo il consueto appuntamento con il Fatto del Giorno in onda alle 20.30 sulla nostra emittente. Questa sera ospite della nostra rubrica sarà Angelo Gugliotta, medico trasfusionista ematologo dell'ASP con una più che decennale esperienza nell'assistenza medica prestata ai migranti al loro sbarco a Pozzallo sulla banchina del porto. Gugliotta racconterà questa sua esperienza con tutti i risvolti umani e sociali che essa contiene. Appuntamento quindi a questa sera alle 20.30 con il Fatto del Giorno. Ebbene, con questa notizia della telegiornale giornale termina qui. Vi ricordo che potrete rivedere ogni singolo servizio sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook. Grazie per la vostra attenzione e vi rimando ai programmi della rete. Arrivederci.